Nelle prime settimane del 1943, le forze dell'asse sono costrette ad abbandonare Tripoli. Dopo la sconfitta subita ad El Alamein nel novembre del 1942, italiani e tedeschi hanno infatti continuato a ritirarsi in modo lento ma costante verso Occidente. L'annuncio della caduta di Tripoli è dato dal bollettino di guerra del 23 gennaio. E la ripercussione negativa di questa notizia è immediata ed evidente. Tripoli è stata conquistata nel 1911 e ha rappresentato da allora uno dei maggiori simboli dell'espansione coloniale italiana. Mussolini vorrebbe difendere la città combattendo strada per strada, così come tedeschi e sovietici stanno facendo a Stalingrado. Ma poi capisce che questa difesa ad oltranza è impossibile. Tripoli è facilmente aggirabile e può essere attaccata anche dal mare. Gli anglo-americani, per di più, si trovano ormai in Tunisia e minacciano le forze dell'asse anche da Occidente. Anche se durante il primo bimestre del 1943 gli alleati sono praticamente fermi e addirittura subiscono l'iniziativa di Rommel. Intorno alla metà di febbraio, Rommel attacca le forze anglo-americane che si trovano a nord e le respinge fino al passo di Casserine. In quella battaglia gli anglo-americani perdono 7.000 uomini e abbandonano centinaia di mezzi, nonché una grande quantità di materiale bellico rimasto intatto. Ecco perché in alcune immagini dei documentari Luce possiamo vedere militari dell'asse che in Tunisia si spostano a bordo di nuovissime jeep fabbricate negli Stati Uniti d'America. Ma la vittoria del passo di Casserine è soltanto un successo tattico e costituisce in ogni caso l'ultimo evento fortunato dell'esperienza africana di Erwin Rommel. Dopo pochi giorni, la volpe del deserto lascerà l'Africa per non farvi mai più ritorno. La preponderanza delle armate anglo-americane è tale che la Tunisia non potrà essere difesa a lungo. Le navi mercantili disponibili per i convogli sono sempre di meno e poco veloci, in grado di navigare a non più di 8 o 10 nodi. Solo qualche nave riesce a raggiungere i 12 nodi. La maggior parte delle navi migliori è andata perduta nel corso della guerra. Frattanto, nel gelo della Russia si consuma una tragedia in mare. A Stalingrado si combatte casa per casa. E le truppe dell'armata italiana in Russia, dislocate a nord di questa città, sono anche loro attaccate dai sovietici e costrette a ritirarsi. Il 12 gennaio inizia una vasta offensiva dell'armata rossa che travolgerà in pochi giorni gli italiani comandati dal generale Gariboldi. Anche il corpo d'armata alpino è in gravissime difficoltà. Il 17 gennaio ha inizio la grande ritirata. E gli italiani per due settimane si ritirano combattendo sulla neve di giorno e di notte, con temperature che raggiungono anche i 44 gradi sotto zero, marciando a piedi per 450 chilometri. Il 26 gennaio a Nikolaevka si svolge una sanguinosa battaglia per sfondare l'ultimo sbarramento sovietico. Vi muoiono da 4.000 a 6.000 italiani. Dei circa 230.000 militari italiani inviati in Russia, il 10% è già stato rimpatriato per ferite o congelamenti. Dei rimanenti si salverà solo il 50%. Ben 84.000 uomini muoiono durante la ritirata o sono catturati dai sovietici e internati nei lager. Soltanto 10.000 prigionieri torneranno dall'Unione Sovietica dopo la fine della guerra. Alla fine di gennaio, l'armata tedesca di Stalingrado, comandata dal generale von Paulus, è costretta ad arrendersi.
Ormai la guerra ha assunto un andamento sfavorevole all'asse e Mussolini ne è consapevole. Ma in lui si alternano stati d'animo opposti, a volte pessimistici e a volte ancora ottimistici. Il duce si mostra ovviamente depresso il 19 gennaio, quando apprende che Tripoli è caduta. Ma due giorni dopo dichiara a Ciano di voler marciare con la Germania fino alla fine, poiché spera che i 500 nuovi carri armati tedeschi tipo Tigre, i 500.000 uomini di riserva e un nuovo cannone tedesco possano risolvere la situazione. Proprio in questi giorni è giunta infatti la notizia che la Germania è in procinto di fabbricare una nuova arma segreta, un cannone elettrico a canna multipla. Il 23 gennaio, presiedendo il Consiglio dei Ministri, Mussolini ammette che gli anglo-americani hanno ormai l'iniziativa su tutti i fronti terrestri. Ma fa notare i successi della guerra sottomarina condotta dall'asse in Oceano Atlantico. Davanti ai ministri, Mussolini non fa previsioni, ma si lascia sfuggire che la guerra durerà ancora 3 o 4 anni. Altri italiani pensano invece che ormai Italia e Germania siano già sconfitte. Il 7 gennaio Alberto Pirelli, il grande industriale della gomma, dichiara a Ciano con molta franchezza di giudicare la guerra ormai perduta e prevede che l'Italia sconfitta troverà maggiore comprensione in America che in Inghilterra. Anche il generale Messe, comandante delle forze italiane in Tunisia, dichiara a Ciano il 24 gennaio di non credere affatto che la Tunisia sia difendibile. Messe si è recato in visita da Mussolini ed è rimasto sorpreso udendolo parlare di sicuri successi e di possibili riscosse africane. A sua volta, il generale Cesare Amé, capo dei servizi segreti militari, si dice convinto che la Germania crollerà nel corso del 1943. Il ministro Bottai, il 22 gennaio, incontra il suo amico Ardengo Soffici. I due parlano dei disastri in corso, del malcontento popolare, e Bottai dichiara che Mussolini sa e non sa. Più d'uno ha tentato di parlargli apertamente, di metterlo sull'avviso, ma egli non aderisce, si chiude in sé. Scoraggia la sincerità, il buon volere. Non una volta che Mussolini abbia riunito i suoi, vale a dire i suoi più fidati collaboratori, per trattare a fondo una questione di importanza, per consultarsi insieme. 5 giorni dopo, il 27 gennaio, Bottai si reca a Torino, che ha subito l'ennesimo violento bombardamento, e il prefetto della città gli spiega molto sinceramente come la gente abbia la sensazione che non esista più un governo centrale. Forse anche per questa ragione, il 5 di febbraio, Mussolini cambia completamente il suo governo, mandando a casa tutti i ministri, tranne uno, il ministro dell'Africa italiana Attilio Teruzzi. Forse perché l'Africa italiana non esiste più. Galeazzo Ciano lascia il Ministero degli Esteri e Giuseppe Bottai lascia quello dell'Educazione Nazionale. Secondo Bottai, il duce avrebbe deciso questa manovra per distrarre l'opinione pubblica e mostrare a tutti di essere ancora forte. Ma è possibile che Mussolini provi ormai imbarazzo a radunare intorno a sé tanti ministri che da anni assistono da vicino al suo declino, che lo criticano dietro le spalle, che non hanno più fiducia in lui e verso i quali nemmeno lui ha più fiducia. Pochi giorni prima, Mussolini ha mandato a casa anche il comandante supremo delle forze militari, il generale Cavallero, e lo ha sostituito con il generale Vittorio Ambrosio, rigidamente fedele al re. Quanto al re, è ancora incerto sulle decisioni da prendere. Da molte parti gli giungono sollecitazioni a liberarsi di Mussolini, ma il re, almeno per il momento, è di parere diverso.
Il re sa benissimo che all'interno del partito fascista ci sono uomini pronti ad aiutarlo per liquidare il duce e che tra questi oppositori c'è l'ex ministro Dino Grandi. Ma Grandi non gli piace affatto. Dice il re il 12 febbraio: «Quell'uomo non mi soddisfa troppo. Non è un elemento sicuro. Non ha schiena. E con Mussolini recita una doppia parte». In quei giorni, dal 13 al 24 gennaio, il presidente americano Franklin Delano Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill, con i loro consiglieri politici e militari, si incontrano a Casablanca. Decidono che la prossima mossa, dopo la conquista della Tunisia, sarà lo sbarco in Sicilia. E decidono inoltre che continueranno a combattere finché Germania, Giappone e Italia non avranno chiesto una resa incondizionata. Churchill in verità vorrebbe escludere l'Italia dalla resa incondizionata, ma il gabinetto di guerra britannico è di diverso avviso e Churchill non insiste. Anche l'Italia dovrà quindi arrendersi senza condizioni. Frattanto la guerra aerea continua nel Mediterraneo. Italiani e tedeschi bombardano Algeri e Malta. Le fortezze volanti americane bombardano violentemente varie località della Sicilia e della Calabria. Durante una delle tante incursioni compiute su Napoli e sul suo porto, gli aerei alleati mettono fuori uso 3 incrociatori italiani. Leyar, presenti il segretario del partito ed il sottosegretario alla cultura popolare, 5 bimbi parlano attraverso Radio Famiglie a tutti i papà combattenti ed a nome di tutti i bimbi d'Italia. Un balilla al microfono legge la sua lettera di Natale. Queste 5 lettere sono state selezionate su oltre 4.000 giunte a Leyar da ogni città e da ogni borgo, a testimoniare il gran cuore dei nostri ragazzi, tutti tesi verso il babbo lontano. La Befana fascista è puntuale. Malgrado lo stato di guerra, il partito ha voluto e saputo apprestare un dono per tutti i nostri bimbi. E mamme e bimbi sono altrettanto puntuali e non mancano all'affettuoso appuntamento nelle sedi dei gruppi rionali e dei dopolavoro. La vigilia, sostiene un nostro grande poeta, è più bella della festa. Ma i bimbi non sono forse della stessa opinione e amerebbero bruciare l'ultima tappa. Gli 8 floridi bimbi di una sola famiglia. Ora tutti questi cari piccoli volti paffuti si illuminano. È giunto il gran momento, la Befana è arrivata. Anche noi grandi, diciamolo francamente, vorremmo riprovare almeno per un attimo la pura gioia di questi bimbi. Osservateli mentre aprono o frugano nei loro pacchi. Semplici doni sono ai loro occhi tesori. Ed è questo il grande segreto della vita che essi ci scoprono e ci insegnano. Come nessun bimbo, così nessun soldato, combattente o ferito, è stato dimenticato. E la quarta Befana del soldato si è conclusa tra vibranti manifestazioni di fede. A Campo Imperatore, sul Gran Sasso, grande centro turistico invernale ed estivo, è stata istituita una stazione di riposo per i nostri feriti. Ecco i nostri valorosi che si ritemprano dalle fatiche di guerra e dalle ferite al sole e all'aria dell'alta montagna. Malgrado la mutilazione, questo soldato non rinuncia a sciare. Dei pasti abbondanti completano la rigenerazione fisica di questi eccezionali ospiti. Siesta al sole. Mm.
Cameratismo italo-romeno. A Bucarest, alla presenza di Donna Maria Antonescu, consorte del maresciallo Antonescu, conducatore di Romania, e di Mihail Antonescu, vicepresidente del Consiglio, si è inaugurata una grande vendita di beneficenza per i feriti romeni ed italiani, col concorso del più eletto pubblico della capitale. Roma. A Palazzo Chigi, il ministro Ciano e l'incaricato d'affari del Giappone, signor Kase, firmano la convenzione economica fra l'Italia e il Giappone, alla quale fa riscontro analoga convenzione firmata a Berlino. Nuova conferma della solidarietà sempre attiva che unisce le nazioni del tripartito per la guerra e per la pace vittoriosa. La dichiarazione di guerra fatta dalla Cina nazionale agli Stati Uniti e all'Inghilterra è una tempestiva ed espressiva risposta della maggioranza del popolo cinese all'ultimo discorso del presidente Roosevelt. 180 milioni di cinesi entrano in lotta col tripartito e per ora 300.000 soldati si schierano contro il regime di Chiang Kai-shek. Il presidente della Cina si reca allo Yuan legislativo. Si issa la bandiera della Cina nazionale, che comprende la vera Cina propriamente detta, con un'estensione pari a quella dell'Italia, della Germania e della Spagna riunite insieme. Il presidente della Cina, Wang Qingwei, fra i suoi collaboratori. Una seduta dello Yuan legislativo. È la stessa assemblea che accoglierà con entusiasmo la decisione del governo che schiera la Cina a fianco del tripartito. Il presidente Wang Qingwei parla ai suoi collaboratori. La Cina nazionale comprende i porti più popolosi e più vitali di tutta l'immensa regione, come Shanghai con 3 milioni e mezzo di abitanti e Canton, il grande porto fluviale di Ankao, città come Nanchino, Pechino, antica capitale, e Tianjin, ed i centri costieri di Tsingtao, Fuchao, Amoy. Entro i confini della Cina nazionale sono inoltre comprese gran parte delle zone più ricche e produttive dell'intera Cina, tanto nel campo agricolo come in quello minerario ed industriale. Una grande festa patriottica a Nanchino. Poco meno di 3 anni or sono, gli anglo-americani irridevano a Wang Qingwei, che aveva creato a Nanchino la nuova libera Cina. Oggi quest'uomo, tra l'entusiasmo del suo popolo, ha firmato la dichiarazione di guerra contro Washington e Londra. Della festa islamica del sacrificio, il Bey di Tunisi riceve i rappresentanti delle potenze estere, i ministri d'Italia e di Germania e il comandante delle forze dell'asse in Tunisia. La popolazione tunisina assiste alla tradizionale cerimonia. Il ricevimento nel palazzo del Bey. Il Bey acclamato dai tunisini. In un aeroporto avanzato dell'Africa settentrionale giunge l'ordine ad una squadriglia di alcioni di effettuare un bombardamento sulle primissime linee del nemico.
Studiata la carta accuratamente, la squadriglia si accinge al volo. Si preparano le armi di bordo, si agganciano le bombe. Si parte. Di caccia avversari. Ecco un caccia nemico. Duello nei cieli. Il caccia nemico è abbattuto in fiamme. Ecco l'obiettivo da colpire. L'impressionante effetto del bombardamento è stato ripreso a terra con teleobiettivo da un nostro operatore dislocato in prima linea. Compiuto il periodo prescritto, i nostri soldati al fronte russo sono avvicendati e tornano in Italia. Ad una stazione di confine le donne fasciste porgono ad essi un pacco dono ed il primo benvenuto della patria. In apposite sedi i reduci ricevono ogni conforto igienico, dal servizio di parrucchiere ai bagni. I soldati prima del bagno si svestono in appositi spogliatoi e gli abiti sono portati a sterilizzare con un procedimento elettrico. Mentre gli abiti si sterilizzano, i soldati si ristorano con un buon bagno. Dopo il bagno, i reduci passano un'accurata visita medica per accertare la loro immunità da malattie infettive. Gli abiti sterilizzati sono restituiti ai loro proprietari. Scarpe e valigie subiscono invece una disinfezione a spruzzo. Dopo il bagno è servito un buon rancio. Teatro all'aperto, infine, rallegra i reduci con un'ora di sano buon umore. Dopo aver valorosamente combattuto la sperrima battaglia dell'Atlantico, mandando a picco centinaia di migliaia di tonnellate di naviglio nemico, squadriglie di sommergibili italiani e germanici tornano dalla missione di guerra per il consueto periodo di riposo. Un nostro sommergibile che ha fatto ottima caccia, con ben 38.866 tonnellate di naviglio nemico affondato, reca il segno di gloriose ferite. Sono colpi dell'artiglieria nemica che il sommergibile ha saputo incassare come un buon lottatore. Visioni della battaglia d'inverno sul fronte centrale russo. Il cambio dei reparti di prima linea.
raffiche di venti ghiacciati rendono molto difficile la ricognizione dei movimenti nemici. Là è il nemico. Laggiù si muove un carro armato nemico. Il fuoco divampa in tutto il settore. L'artiglieria riceve ordine di intervenire. Truppe d'assalto si accingono ad attaccare. All'attacco. I reparti d'assalto irrompono nelle posizioni nemiche, invano contrastati dalle batterie rosse. Un fortino salta in aria. Il combattimento è stato breve ma violentissimo. Quando la città dorme, la caccia notturna veglia, pronta a spiccare il volo e ad affrontare i bombardieri nemici. Attenti al primissimo allarme, i valorosi piloti dei caccia notturni trascorrono le lunghe ore di veglia come meglio possono. Si gioca, si conversa, si scrive a casa o alla fidanzata. Appena le lontane maglie d'avvistamento percepiscono il più lieve e sospetto ronzio, viene dato l'allarme. E i cacciatori si precipitano sul campo. Mentre i caccia spiccano il volo, le artiglierie contraeree entrano in azione. Intanto i riflettori frugano il cielo. Attenzione, un apparecchio nemico è immagliato dai riflettori e non può più uscire dalla luminosa gabbia che lo rinserra. Altri apparecchi sono intercettati dalla caccia all'agguato della formazione nemica fuori dalla zona di sbarramento delle artiglierie. Il cacciatore, messosi in coda all'apparecchio, non lascia più la preda e, scaricandogli addosso le sue mitragliatrici, lo abbatte. Così, dalla cameratesca collaborazione di tutto il complesso sistema della difesa contraerea, dalle vedette d'avvistamento agli artiglieri, dai fotoelettrici ai valorosi cacciatori notturni, il nemico è costretto a pagare sempre più duramente il prezzo delle sue terroristiche imprese. Tutta la Francia occupata, la vita ha ripreso normalmente sia nelle campagne che nelle città. Eccoci a Nizza, dove è già arrivata la primavera.
oro militare trova sempre e dovunque un'affezionata clientela. Maneggio fra i ruderi di un'arena romana. Un nuovo tipo di taxi tandem è stato adottato per la mancanza di benzina. La celebre passeggiata di Nizza sotto il sole del mite gennaio. I nostri carabinieri fanno servizio con i sergent de ville. Reparti di nostre truppe attraversano la città. Contro l'inverno artico dell'estremo fronte nord. L'organizzazione Todd ha costruito delle case di tappa e riposo lungo le grandi strade di comunicazioni al fronte settentrionale. Durante la notte è caduto un metro di neve e la strada deve essere subito sgombrata. Gli uomini dell'organizzazione Todd lavorano a qualche diecina di gradi sotto zero. Uno spazzaneve in azione. Esso compie il lavoro di 7.000 uomini. Tratti particolarmente esposti alle raffiche e ai cumuli di neve, si costruiscono gallerie di protezione. E queste gallerie si allungano per chilometri e chilometri lungo le zone montane. Tunisi. Colpi d'obiettivo attraverso la fervida preparazione bellica in Tunisia. Lo scarico di carburante e di materiale dalle navi di un nostro convoglio. Unità di carri armati, appena a terra si dirigono alle zone di combattimento. L'arrivo di un convoglio aereo è sempre uno spettacolo impressionante, un anticipo, possiamo dire, di ciò che si vedrà nel futuro nelle periferie dei grandi centri urbani, quando invece di soldati ed armi i convogli aerei scaricheranno merci e viaggiatori. Il traffico è anche molto intenso sulle linee ferroviarie tunisine. Thank you.
reparti di unità celeri italiane e germaniche in esplorazione verso le zone montane che sbarrano l'accesso alla Tunisia. Germanico interroga degli indigeni. A contatto con gruppi esploranti avversari. Il fuoco dei reparti esploranti ha messo in allarme altri gruppi dislocati nella zona. Si allarga il duello dell'artiglieria e dei mortai. I nostri carri armati intervengono nella lotta. I reparti d'assalto rastrellano il terreno. Francesi dissidenti sono stati feriti e catturati durante lo scontro. Stati fatti prigionieri anche ufficiali e soldati inglesi e nordamericani. Visioni della Corsica, l'arrivo di un convoglio nel porto di Bastia. Vista dal mare. Lo scarico del materiale. Colpo d'occhio sul porto di Bastia. Per Bastia, al mercato. Su e giù per i vicoli della vecchia città genovese. Via Pasquale Paoli. I nostri reparti attraversano la città. Visione della guerra invernale nel settore centrale del fronte russo. Le truppe del genio devono fronteggiare compiti molto ardui in una guerra di movimento.
Ecco dei velivoli da combattimento sovietici che si scagliano sulle linee germaniche per appoggiare un nuovo attacco dei bolscevichi, che giorno e notte spingono colonne di fanteria e di carri armati contro le linee tedesche. I velivoli rossi sono accolti da un violento fuoco contraereo. Attenzione, nuclei di carri armati rossi si lanciano all'attacco. Tutta la linea è in allarme. Le artiglierie anticarro aprono il fuoco. Le colonne di fanterie rosse che avanzano protette dai carri. I granatieri germanici si lanciano al contrattacco e respingono il nemico verso le sue posizioni. Desolato aspetto del campo di battaglia dopo il furioso combattimento. Cannoni e carri armati distrutti e già ricoperti dal ghiaccio e dalla neve. Colpi d'obiettivo nella Francia presidiata dalle truppe italiane. Il cambio della guardia del battaglione San Marco. Il battaglione esce dalla caserma di fanteria coloniale. Il cambio della guardia. Rientra in caserma. Anno primo dell'era fascista. In piazza Belgioioso la milizia compie il suo primo solenne giuramento al duce. Dal 1923 ad oggi, ha detto Mussolini nel suo storico messaggio, la milizia in tante e tante battaglie ha dimostrato col sacrificio e col sangue il suo purissimo amore per l'Italia e l'assoluta dedizione al fascismo. E così ha tenuto fede alla consegna. Dalla Libia all'Etiopia, dall'Etiopia alla Spagna alla Russia, la milizia ha scritto dovunque pagine di olocausto e di eroismo. 8.200 caduti e 12.356 feriti, 19 decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia, 75 medaglie d'oro, 1.497 medaglie d'argento, 3.112 di bronzo e 4.844 croci di guerra riassumono questa ventennale storia di valore e di sacrificio. Qualche episodio di guerra in Russia combattuto dalle eroiche camicie nere della Legione Tagliamento, alla quale è stata assegnata la medaglia d'oro. Ecco il lavaro dell'attagliamento sui campi di Russia durante un'austera cerimonia militare, nella quale gli è conferita la prima medaglia d'argento al valor militare.
una località dell'Italia centrale, il Duce, in occasione del ventennale, assiste ad esercitazioni di reparti di camicie nere. Il Duce passa in rassegna formazioni della milizia, battaglioni M, pre-regionali e reparti universitari. Le varie esercitazioni dei militi. Rompete le righe, i legionari acclamano entusiasticamente al Duce.